se possiamo andare già, tu mi avevi fatto, vabbè, rifammelo allora. Si è parlato ancora una volta di agricoltura nel comune di Palazzolo nell'ambito dei convegni collegati allo show promozionale Palazzolo produce, propone e offre. Questa sera con il dottore Napoli dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Agrigento si è tentato un itinerario sull'agricoltura del 2000, un'agricoltura che ha detto il dottor Alfonso Frittitta due giorni fa purtroppo per la regione siciliana potrebbe avere prospettive non rose con l'apertura dei mercati del 92. Vi sono, si è detto, problemi di razionalizzazione delle aziende, di ammodernamento, problemi strutturali, problemi di strade, di elettrificazione rurale, problemi di mercati generali, problemi di prodotti, ecco tantissimi problemi. Andremo davvero verso un 2000 dalle oscure prospettive del dottor Napoli? Ritengo di sì, l'ho detto già nella relazione, se noi non bruceremo le tappe, ci rimangono appena due anni ancora, se la Regione non dovesse venire fuori con una legge speciale, in deroga alla legge 13, che rilanci un po' quelle che sono le culture tradizionali del nostro territorio, della Regione siciliana, mi riferisco a quelle che ho già enunciato come dal mandorlo all'olivo al pesco, al bicocco, al fico d'India, queste culture marginali un tempo considerate di secondaria importanza, ma oggi che possono essere ben rivalutate. Ma per poterle rivalutare è necessario, è indispensabile una legge speciale, a meno che non si voglia attingere alla legge 13 che fa una distinzione e di contributi e di età dell'imprenditore o operatore agricolo e che fa anche una distinzione e nella entità del contributo rispettivamente per le diverse qualifiche. Una legge speciale che conceda una legge speciale a tempo, cioè dire che entro un certo arco di tempo bisognerebbe riattivare tutte quelle culture facendo una programmazione territoriale provincia per provincia in relazione alle proprie vocazionalità. Ripeto, la legge speciale dovrebbe concedere contributi nella misura non inferiore all'80%, auspicabile sarebbe il 100% così come è stato fatto per il piano agrumi e per altre culture, in modo da consentire anche al più piccolo proprietario, ecco, al piccolo imprenditore di poter attingere a quei fondi per riattivare quelle culture che un tempo rappresentavano il fiore all'occhiello delle nostre produzioni agricole.